Signore e signori, buongiorno. Il libro di oggi è L'ultima fatica di Don Winslow, scrittore americano che quest'estate ha pubblicato Corruzione. Il titolo è già un programma. Il romanzo è ambientato ai tempi nostri, a New York, in particolare ad Harlem. Danny Malone è un poliziotto che è a capo di una squadra speciale, una squadra molto violenta che non rinuncia a niente pur di arrestare praticamente tutti, anche chi si macchia di un piccolo crimine. Oltre a questi criminali, in questa rete entrano anche dei corrotti, dei colletti bianchi, delle persone insospettabili. E tra queste, attenzione, c'è anche lui, sì, Danny Malone. Danny Malone, da monumento nazionale, da eroe, diventa un corrotto come tanti altri. Il libro è veramente bello, direi bellissimo. Secondo me non siamo a livello del potere del cane e del cartello, autentici capolavori. Non era facile arrivare a questi livelli, o addirittura superare l'asticella, ma indubbiamente Corruzione è un libro da leggere. È un libro, come sa fare benissimo Winslow, quindi raccontandoti sotto forma romanzata quello che accade in tantissime città, che accade quotidianamente in città grandi, con questa criminalità a livelli pazzeschi. Soprattutto verso la seconda parte, nella seconda parte del libro, il ritmo aumenta, sempre più frenetico, sempre più incalzante. E lì ho rivisto veramente il grande Winslow, il Winslow dei tempi migliori. Libro da leggere, Corruzione. Grazie.